Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazione a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie in un Click. Visto il successo ottenuto all'interno del mio portale di informazione notizieinunclick.com, la sezione di educazione finanziaria, ho pensato di pubblicare in maniera cadenziata dei video che ne trattano l'argomento. I temi trattati li potete trovare nel libro Lessico finanziario scritto dal professor Beppe Ghisolfi, edito da Aragno. Buona visione! Assegno di Beppe Ghisolfi, tratto da Lessico finanziario di Beppe Ghisolfi, Aragno Editore. È uno strumento di pagamento molto utilizzato. In pratica, quando apro un conto corrente presso una banca, ricevo su mia richiesta un libretto di assegni. Compilandolo, l'assegno e consegnandolo al mio creditore, io dispongo del pagamento della somma indicata sull'assegno. Naturalmente devo avere del denaro sufficiente sul mio conto corrente personale dove la somma mi sarà addebitata. Diversamente l'assegno non verrà pagato e andrò incontro a gravi sanzioni per aver emesso un assegno, come si dice, vuoto oppure senza copertura. Questi due termini nel linguaggio comune indicano l'assenza di una somma sufficiente a pagare l'assegno quando il creditore andrà ad incassarlo. Esiste anche l'assegno circolare, quest'ultimo è emesso dalla banca, che preleva la somma dal tuo conto al momento dell'emissione oppure incassa il denaro contante per un'entità pari all'importo dell'assegno. Se ricevo un assegno circolare, sono certo di non correre nessun rischio, a meno che non sia falso, in quanto la copertura è sempre garantita sin dall'emissione. Lo stesso discorso non vale per l'assegno bancario, che potrebbe essere privo di copertura in quanto emesso da un soggetto privo di scrupoli e soprattutto privo di denaro sul proprio conto. E con oggi abbiamo finito, io vi do appuntamento domani con Assemblea degli Azionisti.